Registrazione partita, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata su TV Scuola Oltre.it. Ormai mi sento un presentatore ufficiale. Grazie di essere qui con noi, chi ci segue da mesi, e grazie a chi ci sta conoscendo oggi in questa occasione speciale. Dico speciale perché è bello collaborare con Federighi Editori, una nuova avventura che abbiamo iniziato qualche mese fa. Nel rispetto dei nostri lavori dimostriamo che si può, insomma, collaborare, creare qualcosa di bello, qualcosa di positivo per stare vicino ai docenti, insomma, che è la nostra mission. Sono molto felice, oggi perché è una bella esperienza quella di ascoltare delle professioniste, come Cristina, Celina e Claudia, delle illustratrici, delle autrici che fanno delle cose meravigliose, per cui consiglio a tutti di andare a vedere il sito di Federighi Editori perché fa tutta una parte di parascolastica molto bella, fatta bene, credo che possa essere molto utile. Io vi auguro buon divertimento a tutti quanti, alle formatrici, buon lavoro e sono qui a disposizione. Grazie. Prego, a Celina. Grazie. Grazie Davide e grazie a Scuola Oltre per averci dato l'opportunità di essere di nuovo qui, ecco, a presentare il nostro lavoro, la nostra passione, quello che ci piace fare, insomma. E, oggi voglio dire due parole di nuovo sul mio lavoro, come poi faranno anche le mie colleghe. Io mi chiamo Celina Elmi e sono un'illustratrice principalmente. Mi occupo anche di grafica e di redazione, quindi ho la fortuna di poter essere un'illustratrice che lavora proprio all'interno della casa editrice, quindi è un po' la mia seconda casa, ecco. E quindi seguo, diciamo, i progetti dall'idea fino alla stampa, quindi dalla progettazione dell'idea del libro fino al prodotto finale stampato, con tutte le fasi anche di promozione e distribuzione. Di cui abbiamo parlato anche nello scorso webinar. Oggi invece vorrei raccontarvi un po' la collana Le novelle della Cipolla Junior, perché questa casa editrice, Federighi Editori, ha il motto Imparare giocando. Quello che ci interessa oggi proporre è soprattutto l'aspetto ludico, l'aspetto del gioco, soprattutto anche nelle vacanze, perché si può imparare giocando anche durante le vacanze. Quelli infatti che gli ultimi titoli a cui abbiamo lavorato, uno di questi a cui abbiamo lavorato anche io e Claudia Centi insieme, il nostro primo libro insieme, Claudia come autrice e io come illustratrice, poi vi parlerà lei estesamente di questo libro. È proprio uno di questi libri gioco di cui adesso vi parlerò. Questa collana, diciamo, è la sorella minore della collana Le novelle della cipolla, che è basata sui classici, sui grandi personaggi dell'arte, della storia, della scienza e anche sui periodi storici. Però abbiamo pensato, quando anni fa mi è stato affidato il progetto di una nuova collana, mi è stato chiesto di lavorare su favole classiche. Quindi, un tema anche destinato ai più piccoli. Quindi ho deciso di trattare l'argomento attraverso il gioco, appunto, non semplicemente narrando la storia, illustrandola, ma anche inserendo dei giochi che però non fossero solamente attività fine a se stesse o esercizi, quanto dei giochi creativi che stimolassero appunto la creatività, che rendessero il bambino partecipe della storia, che lo rendessero un po' anche l'illustratore, cioè io faccio una parte dell'illustrazione e lascio che il bambino continui e la personalizzi. In questo modo ogni libro acquistato da ogni bambino sarà un prodotto unico e personale, esisterà solo quel libro lì perché il bambino potrà illustrare una parte del volume. Quindi i personaggi, anche qui questa collana poi si è allargata dalle favole classiche come le favole di Esopo e quelle di Fedro, quindi diversamente dalle fiabe, qui abbiamo una morale, quindi c'è un insegnamento, c'è anche una parte di gioco, di divertimento e sono anche testi molto brevi, con caratteri molto grandi, come poi vedrete dalle slide, adatti anche per chi ha le prese con le prime letture. E i personaggi, dicevo, accompagnano i bambini più che essere degli insegnanti in cattedra, diciamo, accompagnano i bambini in delle avventure e questi personaggi inizialmente erano quelli delle favole, poi siamo passati a racconti classici come Pinocchio e per poi passare anche ai libri su personaggi storici.
Abbiamo infatti un parallelismo fra due, ho illustrato in, diciamo, in pochi mesi due libri diversi sullo stesso tema, quindi sul grande pittore Raffaello, ho illustrato sia il libro gioco, che è questo, che quindi ha delle attività. Poi vedremo anche magari qualcosa nelle slide. Quindi l'approccio è comunque quello di un tipo di immagine molto semplice, stilizzata, con giochi e attività da colorare, immagini da colorare, da completare. E poi abbiamo invece Raffaello per gioco, che è invece un libro di lettura, quindi per bambini magari leggermente più grandi, che leggono autonomamente, comunque completamente illustrato. Quindi questo per far capire che come può essere diverso l'approccio anche di un disegnatore, di un illustratore, da un libro gioco a un libro di lettura. Perché queste attività, diciamo, possano andare dall'attività di pregrafismo, quindi imparare a muovere la mano, imparare a conoscere i colori, fino a attività un pochino più complesse come contare, per esempio. Adesso se vediamo un attimo le slide in modo veloce, possiamo scorrere proprio nel dettaglio, libro per libro, quello che intendo. Allora, sì, sono queste. Ecco, qui vediamo la collana Le novelle della cipolla. L'ultima uscita Raffaello, c'è anche un'altra uscita nuovissima che si intitola Bianca e la nonna in viaggio nell'arte, che invece parlerà della storia dell'arte. E se andiamo alla slide dopo, vediamo invece questa collana di libri gioco. Questa è la collana dei libri gioco, Le novelle della cipolla junior, e come potete vedere ci sono dei libri sulle favole classiche, c'è cioè Gioco con Pinocchio. Poi ci sono, c'è una serie di tre libri su personaggi dell'arte, della storia e della scienza. C'è anche Gioca con Leonardo da Vinci, che è stato realizzato da un'altra autrice, Carlotta Antichi. E poi ci sono due libri su periodi storici, sui dinosauri, la preistoria e gli egizi. E poi c'è il nuovo Gioca con Darwin, che è il libro scritto da Claudia Centi, illustrato da me. Poi passiamo alla slide dopo, così entriamo nel dettaglio. Aspetta, perché in questa modalità... Ecco. Questi libri, come dicevo prima, partono da attività molto semplici. Questo è il libro più semplice della collana, perché Gioca con Pedro è una favola forse meno conosciuta rispetto alla Cicala e la formica e il topo di campagna e il topo di città, però è una favola che ha un insegnamento morale abbastanza rilevante anche nel contesto, se lo pensiamo nel contesto della scuola, per esempio, perché è una favola sulla prepotenza, quindi un argomento purtroppo sempre attuale. Quindi se andiamo alla slide dopo, vediamo il personaggio, ecco, della pecora, che viene continuamente infastidito da questa cornacchia. E attraverso la narrazione della storia ci sono anche attività molto semplici, in questo caso di pregrafismo, proprio per imparare a muovere la mano, a seguire il segno, a riempire gli spazi. Attraverso questi segni poi che impariamo a fare, possiamo anche costruire delle immagini, quindi si insegna a disegnare, a sciogliere la mano, a disegnare un tratto, poi con questo tratto a creare delle forme, come nella slide dopo, per esempio. Ecco, qui per esempio si dice proprio "e ora scarabocchiamo", quindi sembra un'attività per noi adulti apparentemente così spontanea, però diciamo ci sono tanti modi, no, per creare questi segni, quindi queste linee più ondulate o che creano dei riccioli. Con tutte queste linee poi noi alleniamo la mano e poi andiamo a creare delle forme, per esempio delle nuvole, il personaggio della pecora, dei fiori, quindi tutto questo ci servirà per allenare la mano. Poi nella slide successiva vediamo invece quello che intendevo quando dicevo ogni bambino può completare l'illustrazione, arricchirla. Per esempio qui ho lasciato una parte della stanza del topo di campagna, qui siamo ovviamente nel libro del topo
di campagna del tocco di città, ho lasciato una parte da completare che i bambini possono arricchire con la propria fantasia, diciamo. E in quella successiva invece si comincia a parlare, soprattutto si cominciano a vedere le emozioni dei personaggi, che è sempre un aspetto che mi piace sottolineare sia nei libri che anche nei laboratori, perché poi abbinati a questi libri, diciamo, si possono realizzare molti laboratori con attività creative anche basate per esempio sulle emozioni. Qui abbiamo l'emozione dello spavento, e se andiamo nella slide dopo vediamo infatti come poter riconoscere e disegnare questa emozione. In quella successiva invece andiamo nella favola della cicala e la formica, dove si parla anche di stagioni, quindi ci sono delle attività relative ai cambiamenti della natura nelle varie stagioni, e si invita il bambino a partecipare, quindi a disegnare le attività che fa lui stesso in ogni stagione. E poi c'è un'altra attività che nella slide successiva vediamo il finale della favola, che è un po' amaro perché, come tutti sappiamo, la favola della cicala e la formica termina con la formica che rimprovera la cicala e dice: hai cantato tutta l'estate, ora che è inverno prova a ballare. E io ho ipotizzato nella pagina dopo un finale alternativo, cioè si invita qui il bambino proprio a inventare, a dire: questo è il finale della favola, avresti preferito un finale diverso? Disegnalo qui. Quindi, diciamo, queste sono attività che anche in classe si possono realizzare, si può prendere spunto da una storia per scombinare gli elementi e inventare una nuova storia. Poi andiamo a quella dopo, vado un po' più velocemente, se no porto via troppo spazio. Qui ci sono altre attività che possono essere di spunto come partenza per dare, diciamo, il via alla creatività, cioè con delle forme si possono creare gli animali. Questo si può fare anche con forme astratte. Si può disegnare semplicemente una forma astratta su un foglio e invitare i bambini a dire cosa ci vedi, a non disegnare, diciamo, la prima cosa ovvia che viene in mente, ma a cercare l'idea più fantasiosa. Poi andiamo avanti velocemente, che qui c'è un'attività per contare. Infatti vediamo che il libro di Pinocchio è leggermente più complesso, però a noi non piace dare un'indicazione di età, perché sembra quasi di dare un limite, no? Invece preferiamo che ogni bambino sfogli il libro con i genitori, anche guardi le attività e capisca secondo le proprie attitudini qual è il libro più adatto per sé. E nella pagina dopo invece ci sono gli Egizi, quindi qui abbiamo anche nei libri sulla storia, abbiamo anche degli elementi di costume, quindi a me piace tanto inserire elementi di storia del costume, come si vestivano le persone nei tempi antichi, cosa mangiavano. E in quella successiva ci sono anche gli animali, nella slide successiva. Quindi questo è uno spunto per conoscere quali erano gli animali dell'antico Egitto, e nella pagina successiva da qui prendiamo lo spunto poi per l'attività, quindi disegniamo il coccodrillo. Quindi si narra una storia e poi, prendendo uno spunto dalla storia, si propongono delle attività che poi possono essere ampliate anche, come succede anche nella slide dopo nel libro su Raffaello, il libro gioco. Qui abbiamo la famosa, una riproduzione stilizzata della dama con leocorno. E qui abbiamo come disegnare l'unicorno. Nella pagina dopo, cioè qui da colorare, nella pagina dopo abbiamo proprio come disegnarlo. E poi termino facendo vedere il paragone tra i due libri di Raffaello. Quindi qui abbiamo il Gioca con Raffaello, che è il libro gioco, e quindi abbiamo la bottega del pittore vista dagli occhi, con gli occhi, diciamo, di un giovane Raffaello che racconta la sua esperienza di apprendista. Però accanto abbiamo subito un'attività che rende il bambino protagonista, quindi come creare i colori con diverse matite. E mentre nella pagina dopo abbiamo il Gioca con Raffaello, che è il libro della collana per bambini un po' più grandi, le novelle della cipolla, e qui abbiamo sempre la bottega del pittore, e abbiamo sempre Raffaello apprendista, però
il tutto è raccontato in modo diverso, quindi è proprio il modo di narrare la storia che cambia, o attraverso il gioco o attraverso parole e illustrazioni. Comunque si rimane sempre in un ambito giocoso, se vogliamo, perché il tipo di immagine è sempre quello stilizzato, che cerca di essere fedele alla ricostruzione storica, però in modo sempre giocoso. E adesso io non mi dilungo oltre perché ho parlato anche troppo, però vorrei, ecco, passare la parola a Claudia, che vi parlerà dell'ultimo progetto che abbiamo fatto insieme, Gioca con Darwin, che è un libro che parla della natura principalmente, cioè ci introduce il personaggio di Charles Darwin, grande naturalista, esploratore, e propone proprio la storia sotto il punto di vista dell'esploratore, ma non dico altro, lascio la parola a Claudia che ve lo spiegherà sicuramente meglio. Celina, scusa, c'erano due o tre domande, posso fartele? Posso girare? Certo. Allora, qualcuno chiedeva un'età, evidentemente, a cui proporre, però non so a che punto lo chiedesse, forse della collana o di qualche libro particolare. Sì, dicevo infatti che come linea editoriale di solito non viene proposta un'età specifica, questo libro è per bambini di 6 anni, questo è per bambini di 5 anni, perché per esperienza abbiamo visto che alcuni libri vengono letti tranquillamente da bambini di 6 anni, mentre altri magari di 8 possono trovare più difficile, preferiscono leggere un altro genere di libro. Indicativamente i libri gioco possono andare bene per bambini da 4 anni in su, anche perché l'approccio è quello delle attività del gioco, quindi se un bambino di 10 anni ha voglia di divertirsi con immagini da colorare, non è che è troppo grande, quindi diciamo ci può essere un'età minima per quanto riguarda la padronanza della colorazione, del disegno, però con l'aiuto di un genitore, un educatore, un insegnante che aiuta per esempio nella lettura e nella comprensione delle attività da fare, penso che intorno anche dai 4 anni in su, appunto, questi libri possono essere fruibili. Okay. E un'altra domanda: qualcuno notava che fino a un certo punto si è usato di più il maiuscolo, poi in realtà dopo la domanda, le slide successive c'erano sia maiuscolo che minuscolo, e se era, credo la domanda fosse una scelta editoriale o motivata. Sì, proprio perché i primi libri, come per esempio Gioca con Pedro, che è il più semplice della collana, ha dei testi molto grandi, vedete sono molto grandi e tutti scritti in maiuscolo, proprio perché è stato il primo libro e abbiamo deciso di farlo più semplice, dedicato proprio a chi ha le prese con le prime letture, può autonomamente iniziare a leggere. Altri, per esempio, come Gioca con i popoli antichi, gli Egizi, anche dei testi un po' più piccoli, vedete, le istruzioni non sono mai testi molto lunghi, però c'è anche, qui si trova anche il minuscolo, anche quello dei dinosauri, per esempio, può essere adatto anche per bambini delle elementari, se ci sono già più parti da leggere. Quindi, oltre all'elemento da colorare, da disegnare, alcuni libri della collana sono volutamente più semplici, e altri sono più elaborati come attività. Ok. Grazie. Poi c'è una domanda, non so se forse vuole rispondere Claudia, ha già risposto in chat Cristina, dove si trovano questi libri? Cristina. Sì, i libri si trovano in tutte le librerie, qualora non fossero presenti basta chiedere di ordinarli, si trovano sul nostro sito, si trovano su Amazon, li trovate nei bookshop dei più importanti musei d'Italia. Questo per noi è un grande orgoglio e lo raccontavo la volta scorsa, ci tengo sempre a dirlo perché sembra una cosa piccola, però riassume perfettamente quello che noi cerchiamo di fare, cioè la nostra missione. Ne parlava prima Cicelina, no? Noi lavoriamo con il motto imparare giocando, e il fatto che i nostri libri siano venduti nei bookshop dei musei è la sintesi di tutto questo, proprio perché di solito il genitore che accompagna il bambino a vedere una mostra è quello che poi è interessato a fermarsi al bookshop e acquistare i nostri libri. Ecco, il nostro target è proprio quello, cioè quel target
culturale e quindi anche voi insegnanti ovviamente, che comprendono il grande lavoro e di illustrazione ma anche di ricerca delle parole, di attenzione, di sintesi che si cela dietro ai nostri libri. Ecco. Posso dare una testimonianza, c'è anche l'e-commerce del vostro sito che ha funzionato molto bene perché ho acquistato tramite e-commerce, è arrivato in tempi velocissimi, è stato molto semplice, per cui lo consiglio direttamente anche di entrare nel sito di Federighi Editore. Grazie. Tra l'altro ora in questo periodo abbiamo anche le spedizioni praticamente gratuite a domicilio per il Covid, insomma. Quindi grazie Davide. Condivido le tue slide, Claudia. Partiamo? Ok, se sono finite le domande di Celina, molto volentieri. Sì, sì, partiamo con le mie slide e io oggi vi farò un focus proprio su questo libro che deve ancora uscire. In realtà io e Celina ci stiamo ancora lavorando. È il primo libro che abbiamo fatto insieme, abbiamo realizzato insieme e lo stimolo è venuto proprio dall'editrice Gloria Pampaloni che partendo dal nostro macro tema che è appunto quello dell'imparare giocando, quindi guidati da un grande personaggio, siamo andati alla scoperta della natura. E quindi nasce questo nostro primo libro e sottolineo che uscirà fra qualche giorno, uscirà a luglio, nei primi di luglio, quindi ancora non lo trovate in commercio e ci tengo a risottolinearlo un'altra volta perché può darsi che alcune delle pagine che io vi faccio vedere oggi non siano perfettamente identiche a quelle che poi eventualmente troverete nel libro, perché proprio in questi giorni io e Celina ci stiamo ancora lavorando, siamo proprio nella fase in cui andiamo a riguardare ogni singola lettera, ogni singola parola, ogni singolo dettaglio dell'illustrazione per capire se può essere sintetizzato, migliorato, reso più semplice e più comprensibile per i bambini. Quindi l'idea è quella di partire alla scoperta della natura insieme a Darwin. Partiamo pure dalla prima slide. Questa è la copertina provvisoria, e quindi un libro gioco dedicato alla natura, al rispetto per l'ambiente e ai cambiamenti climatici. Sono tutti temi molto di moda oggi, ma che non è semplice spiegare a un bambino alle prime armi, appunto, con un tema così complicato. Anche perché la natura è un termine molto vario, no? È molto vago e in realtà, come dice Paolo Cognetti, coloro che abitano nella natura, nel bosco, in montagna, non la chiamano natura. La natura è un termine astratto che diamo noi di città. E quindi in questo libro abbiamo voluto provare a far capire al bambino qualcosa che vada oltre al termine stretto natura, ma che ci spinga ad andare davvero a visitare un bosco, una passeggiata in campagna o all'aria aperta. Oggi parliamo di libri per le vacanze, quindi anche se ancora questo libro non è ancora uscito, abbiamo scelto di presentarvelo in totale anteprima, perché ancora non l'abbiamo assolutamente promosso, proprio perché appunto parlando di libri per le vacanze ci sembrava importante e interessante proprio in questo periodo post-Covid parlarvi di un libro che possa stimolare i bambini ad uscire all'aria aperta appunto e a godere di questo non soltanto come una passeggiata in cui si accompagnano i genitori ma ad essere loro stessi protagonisti insieme a Darwin. E quindi partiamo con l'altra slide e vi presentiamo le nostre due versioni di Charles Darwin, perché con Celina ci siamo chieste, Darwin tutti ce lo ricordiamo come i grandi personaggi della storia, anziano, con la barba, il cappello, perché spesso i personaggi passano poi nella storia, passano le immagini di questi personaggi arrivati all'apice della carriera, mentre il nostro Charles Darwin che percorre questi grandi viaggi è giovane, è un ragazzino come i ragazzini che noi speriamo che giochino e colorino con il nostro libro. E effettivamente Darwin quando fece tutte le sue esplorazioni e tenne i suoi diari era giovane, era molto giovane, quindi ci siamo posti il problema di come rappresentarlo e Celina ha egregiamente risolto con queste due cornici ottocentesche in cui ci presenta il nostro protagonista in entrambe le versioni, quella iconicamente più conosciuta e quella invece che conosceremo insieme, una versione più giovanile, più da esploratore pronto all'avventura di Darwin. Quindi qui
Nelle prime pagine viene data una introduzione un po' storica del personaggio, ci caliamo subito nella storia, viene dato un ambiente, un contorno in cui si inserirà questo libro e Darwin ci prende per mano nella slide successiva e ci conduce all'interno di questa avventura. Qui vi ho messo le prime pagine proprio per farvi capire che veramente Darwin prende per mano il bambino, vedete in quella sopra c'è scritto proprio disegnati qui accanto a Darwin, quindi insieme a lui partiamo, prendiamo la valigia e andiamo con il brigantino Beagle alla scoperta delle terre lontane, quindi delle piante, dei fiori e della natura. La cartina in stile ottocentesco riportata da Celina è molto tecnica, però è nello stesso tempo comprensibile e accessibile a tutti e questo è proprio il nostro modo di approcciarci, questi sono i nostri libri gioco, da una parte diamo un'informazione storica, corretta, contestualizzata e facendo anche attenzione, come diceva Celina, ai costumi, alla filologia, ai termini, a una sintesi che sia sempre ben attenta anche nelle citazioni, però al tempo stesso mettiamo accanto un gioco con cui riposarsi e assimilare meglio quello che vogliamo trasmettere. E questo è il nostro imparare giocando, un po' come diceva Lucrezio nel De Rerum Naturae, per cui intorno al bicchiere se mettiamo un po' di miele possiamo tranquillamente bere la medicina e non ci accorgeremo dell'amaro. E così abbiamo una cartina un po' complessa, ma accanto, come dice Celina, un disegno che porta il bambino a rilassarsi e quindi a colorare e a poter partire e tirare sull'ancora e iniziare questo viaggio nella natura. Proseguiamo. Ecco, di Darwin quello che oggi maggiormente studiano gli studiosi da un punto di vista storico sono i suoi diari, sono molto famosi, sono molto ricchi e per chi li legge, per gli adulti che li leggono, sono pieni di dettagli, di descrizioni ed anche di disegni. Per trasmettere tutto questo grande bagaglio ai ragazzi, ai bambini, che poi magari da grandi ritroveranno queste avventure sia nel diario di Darwin ma anche in tanti romanzi da adolescenti volti all'avventura, abbiamo anche qui sintetizzato e quindi da una parte abbiamo il diario di Darwin con un accenno che dà l'idea anche della botanica, perché Darwin era anche un botanico e quindi, come diceva Celina, in cui possiamo seguire i segni e ricostruire i nostri fiori e colorarli, e dall'altra pagina, nella pagina accanto, abbiamo un diario vuoto in cui si inizia a chiedere al bambino di immedesimarsi in Darwin, immedesimarsi nell'avventura ed essere lui stesso a fare attenzione alle proprie emozioni durante una passeggiata nel bosco. E quindi non so se ci leggete, però lì chiediamo in quella pagina vuota di sperimentare in prima persona, uscire nel bosco, fare una passeggiata e riportare le proprie emozioni, quindi che odori aveva il bosco, quali animali hai visto, quali piante hai notato, come se tu fossi un avventuriero di oggi, riporta qui sul tuo diario queste tue sensazioni. E questa può essere anche una maniera, un'idea, affinché il bambino poi continui, al di là del nostro libro, a scrivere il suo diario, a scrivere le sue memorie, le sue esperienze nel bosco, e quindi sia consapevole, come dicevo prima, non un semplice accompagnatore dei genitori durante una passeggiata, ma lui il protagonista, grazie appunto a questi piccoli input che noi proviamo a dare. Proseguiamo. Nel diario Darwin spesso descrive animali fantastici, anche molto, molto particolari, incontra gli altri. E abbiamo scelto di riportarne alcuni, a cui ci sono prima le impronte, ok? Quindi fate un passo indietro. Quindi tornando al diario ci sono poi vari animali che Darwin descrive, che qui abbiamo cercato di sintetizzare, come il rospetto da colorare, la lucertola e il lupo volpe, tutta una serie di animali che troverete nel libro un po' particolari con cui il bambino potrà giocare. E poi grazie anche all'aiuto e l'esperienza di una guida ambientale che si chiama Davide Pagliai e che mi ha aiutata e sostenuta nella stesura di questo libro, una guida ambientale certificata, escursionista, un esperto del club alpino italiano, abbiamo cercato di raggiungere un livello superiore, dicevo, rispetto ai libri che parlano di natura in generale, abbiamo cercato di dare delle indicazioni proprio dal punto di vista tecnico, anche ambientale, sempre con il nostro metodo dell'imparare giocando, perché come si spiega a un bambino il rispetto della natura se non gli si insegna prima a riconoscerla, a conoscerla e quindi
quindi a poterla poi successivamente rispettare. Ecco, il nostro modo è anche questo, cioè siamo partiti da il riconoscere le impronte, che è un gioco divertentissimo da fare ad esempio nel bosco o in campagna, e quindi qui troviamo le impronte della volpe, che sono molto simili a quelle del cane, però hanno delle caratteristiche diverse, quelle del cavallo più conosciute, oppure dell'uccellino, e quelle del cinghiale e del cervo, anch'esse molto simili ma diverse, e poterle riconoscere nella natura dà anche grandi soddisfazioni, secondo me, ai nostri piccoli esploratori. Come sempre, accanto alle impronte da colorare, la nostra Celina ha riproposto un gioco in cui si cerchiano, si riconoscono le varie immagini e si conta quante impronte ci sono di ciascun animale. Proseguiamo. Sempre andando nell'ottica di riconoscere gli animali del bosco e quindi rispettarli, un tema che va per la maggiore e che fa sempre ridere i bambini è quello della cacca. E allora perché non parlare della cacca degli animali del bosco? Anche perché da un punto di vista ambientale le guide e gli escursionisti le ricercano veramente, perché sono indicatori importanti all'interno del bosco degli animali che stanno in quel bosco e quindi dello stato di conservazione e di salute del bosco. E quindi se si trovano delle cacche con delle bacche saranno sicuramente di volpe, se invece si trovano delle cacche, delle popò con dei peli, l'unico animale nel bosco che mangia animali con i peli è il lupo, e quindi saranno di lupo. Ecco, questa è una nozione che sembra un gioco, però in realtà per gli escursionisti e per chi fa trekking, se nel gruppo c'è qualcuno di voi che fa trekking lo sa, è una nozione molto importante, perché per gli esploratori trovare nel bosco la fatta, cioè la cacca del lupo, è un'esperienza importante, perché significa che in quel bosco c'è il lupo e del lupo non bisogna aver paura. Infatti qui c'è anche scritto nelle favole i lupi fanno paura, ma nei boschi non attaccherebbero mai. Certo, poi a livello più ampio sono un problema per gli allevamenti eccetera, però nel bosco non devono essere tentati, anzi dove c'è un lupo possiamo star certi che il bosco è sano. E accanto a queste nozioni e agli animali da colorare troviamo un percorso in cui possiamo riconoscere le varie impronte, e poi troviamo anche delle bottiglie, e quindi cogliamo l'occasione per ricordare che non si butta la plastica per strada, soprattutto nei sentieri e soprattutto in campagna. Proseguiamo pure. Audio disturbato, sono io o c'è qualche microfono secondo te, Davide? No, c'è qualcuno che entra e poi gli audio come i video disturbati dipendono dalle reti di ognuno, per cui io vedo e sento bene, poi c'è qualcuno che entra con l'audio aperto, quello una... Va bene, se volete che ripeta qualche passaggio basta che me lo chiediate e torniamo un attimo indietro. Questa è la parte che preferisco, la parte legata ai fiori. Con Celina ci siamo chieste se riportare i fiori tradizionali, e quindi la rosa, il tulipano, la margherita, oppure se sempre attraverso il gioco e il disegno provare a far giocare i bambini con dei fiori un po' più particolari, e quindi abbiamo scelto fiori facilmente ricordabili, che ci si ricordino bene, che al tempo stesso però non siano il classico fiore che tutti i bambini conoscono, di modo che anche questo gioco lasci un piccolo segno, un piccolo stimolo a ricercare il fiore nel bosco e magari un domani a ricordarselo. Per esempio l'elleboro o rosa d'inverno è un fiore tutto verde, e quindi chiediamo al bambino: hai mai visto un fiore verde? Ecco, l'elleboro, rosa d'inverno, è questo, il primo che vedete a sinistra, è tutto verde, lo trovate nel bosco d'inverno, e impariamo a colorarlo, coloriamolo insieme. Accanto troviamo l'orchidea vesparia. L'orchidea vesparia è un fiore, come tutte le orchideacee, molto raro oggi, ma che in realtà era molto abbondante sui nostri prati. Non essendo anche quello conosciuto, viene tagliato insieme all'erba, normalmente come si taglia l'erba nei giardini, nei prati e così in campagna. L'orchidea in realtà è un fiore tutelato, quindi non si potrebbe recidere. È un fiore molto buffo, perché è proprio quella forma lì, cioè Celina l'ha disegnato ed è esattamente così come lo vedete, è una piccola vespa che ride. Ed è bellissimo, secondo me, per i bambini, quindi fare in modo che un bambino lo conosca, lo colori e magari un domani lo veda anche in qualche prato può essere anche un modo per aiutarci a difenderlo, a tutelarlo, perché purtroppo questo è un fiore che sta scomparendo. E vi invito dopo a andarlo a vedere su internet, così imparerete a riconoscerlo anche voi, ma soprattutto perché è un fiore che secondo me si presta molto per i bambini, perché è davvero molto simpatico, ha proprio quella faccetta che vedete lì che ride ed è bellissimo.
oltre ad essere appunto un fiore raro. Comunque si trova ancora nei prati dell'Italia. Poi va bene, d'estate la fragolina di bosco, il fiore dello zafferano, eccetera, eccetera. Tutti i fiori abbiamo scelto un po' più particolari proprio perché magari possono lasciare un semino nella mente del bambino che un domani nel bosco potrà riconoscerli e magari aiutarlo a fare attenzione ai piccoli dettagli. Sì, sì, andiamo pure avanti, lo stesso discorso lo possiamo fare con le piante e quindi anche poi con i funghi. Anche di piante e funghi abbiamo scelto delle specie molto comuni all'interno dei nostri boschi e delle nostre campagne, quindi la felce, l'ortica, fai attenzione perché ti pungi, oppure la rosa canina, la quercia e il pungitopo, e i funghi, anche questi molto particolari ma molto comuni, il chiodino, la Laccaria amitistina che è viola e quindi rimarrà impressa al bambino per questo colore particolare, oppure la Manita muscaria che è il fungo tipico dei puffi, quello rosso a pallini bianchi, anche questo molto molto comune nei nostri boschi, basta saperlo guardare, basta saperlo riconoscere, basta farci attenzione, e questo è molto velenoso, quindi in quella piccola didascalia che trovate lì accanto troverete scritto che è un fungo molto bello da vedere ma molto molto pericoloso e che quindi non va toccato, perché sembra, vedendolo in tutti i cartoni animati, che sia un fungo benefico, invece è molto velenoso. E l'ovulo, va bene, che si assomiglia alla forma dell'uovo sodo, anche quella è un'idea carina che speriamo insomma possa destare la curiosità dei bambini. Andiamo pure avanti. Ecco, qui abbiamo voluto parlare in breve dei cambiamenti climatici e di come questi cambiamenti climatici incidono sulla vita delle api. Api, lo sappiamo tutti, fondamentali per la nostra vita, perché grazie alle api il polline produce i fiori, il polline, quindi i frutti possono continuare ad esistere, quindi fondamentali per la vita dell'uomo e degli animali. Anche in questo caso il gioco che Celina ha realizzato poteva essere finalizzato semplicemente a parlare delle api, invece abbiamo anche qui voluto scegliere dei fiori un po' particolari e molto comuni, di modo che anche qui il bambino impari magari la prossima volta che li vedrà a riconoscerli invece che mettere la solita rosa o il solito girasole. E quindi abbiamo la lavanda, fiore profumatissimo che tutti conosciamo, il tarassaco che si può mangiare, anche questo si trova davvero in tutti gli angoli di strada, e il rosmarino che già usiamo in cucina ma che probabilmente non abbiamo mai guardato dal punto di vista botanico del fiore. Andiamo avanti. Ecco, poi ci sono quattro pagine, due interni, dedicati al cielo. Il cielo con le nuvole, quindi dalla parte delle nuvole più scure, i cumulonimbi, per cui quando si vedono è bene prendere l'ombrello, le nuvole insomma normali che vediamo tutti i giorni nella parte bassa del cielo, quelle bianche che sembrano soffici cuscini, poi ci sono i cirri che sono quelli che vediamo sopra la testa quando c'è molto vento e quindi quando vediamo quelli vuol dire che saranno giornate ventose, e poi altri tipi di nuvole, per esempio il cirrostrato, che è quello che avvolge il cielo come una nebbia. Le stelle, in questo caso io ho voluto mettere Orione perché credo che anche qui sia molto interessante, anche qui il riferimento a Darwin è importante perché Darwin in mare di notte si orientava con le stelle, quindi il riferimento storico però riportato alla realtà dei nostri giorni, perché chiunque la notte d'inverno alzi gli occhi al cielo può tranquillamente riconoscere la cintura di Orione. Qualsiasi bambino, se sa che quelle tre stelle in fila sono la cintura di Orione, poi tranquillamente può riconoscere la costellazione. Quindi sono soltanto piccoli spunti, sono soltanto dei semi che noi in maniera giocosa cerchiamo di piantare e che poi speriamo che in qualcuno magari più portato all'osservazione, all'attenzione per la natura, poi possa raccogliere. Accanto a questa pagina delle stelle sono due pagine completamente nere e qui la parte divertente è che i bambini possono disegnare e colorare nella pagina accanto, ma anche qui seguendo appunto la costellazione di Orione, con delle matite chiare. Quindi nella pagina accanto Celina ha riportato degli esempi di stelle e di pianeti e invita i bambini a colorare e a disegnare il cielo come loro lo vedono con delle matite chiare. Continuiamo pure.
Nelle ultime pagine riportiamo una sintesi disegnata di quello che è stato il nostro percorso all'interno del bosco, quindi con il torrente, molti degli animali che abbiamo incontrato, gli alberi, lo scorrere del tempo e lo scorrere delle stagioni. Ora ovviamente io ho fatto vedere soltanto una piccola parte, ce ne sono molte altre. Qui l'abbiamo un po' sintetizzato in questa piccola immagine, accanto alla quale invitiamo i bambini a ricostruire un bosco immaginario e fantastico, con delle creature anche immaginarie, defatate, che ci rimandano a tutta la nostra tradizione orale scritta dei boschi fatati, e infine un Darwin che ci saluta e ci augura una buona esplorazione, un buon trekking, e al tempo stesso ci ricorda di non gettare cartacce o plastica nei sentieri che noi percorreremo. A proposito di sentieri, in un'altra pagina che qui non ho riportato parliamo anche della Via Francigena e dei sentieri tracciati dal CAI, Club Alpino Italiano. E anche questo, insomma, ci è sembrato in un certo modo un riconoscimento importante che dobbiamo ai nostri sentieri dell'Italia, e l'imparare a riconoscerli attraverso i colori bianco-rosso è comunque molto molto semplice e utile per chi lo sa, perché poi rimarrà immagazzinato nel tempo e magari crescendo potrebbe essere, ecco, uno stimolo anche lì per diventare dei piccoli camminatori, esploratori o chissà, magari anche di più. Grazie, grazie Claudia. Qualcuno chiedeva quando uscirà, e Daniele a luglio. Ha scritto... Non sappiamo ancora il giorno preciso, però insomma entro la prima quindicina uscirà, e anche quello sarà subito in distribuzione sul nostro sito. È piaciuto molto e vi fanno molti complimenti, insomma, molto. Grazie, sono andata un po' rapida, spero mi abbiate seguita. Non volevo, insomma, parlando solo di un libro, non volevo neanche troppo appesantire la giornata. Ah, Davide, scusa. Volevo fare un'aggiunta, sono io. No, volevo aggiungere una cosa che prima non ho detto quando domandavano del maiuscolo e minuscolo. C'è un'altra cosa, oltre alla diversità di questi libri, da più semplice a più complesso, ci sono anche le versioni in inglese di alcuni di questi libri, quindi Fedro, Esopo e Pinocchio, e Gioca con i popoli antichi gli Egizi, si trovano anche in inglese, quindi sono strumenti utilizzabili anche magari da bambini leggermente più grandi, che però cominciano a studiare l'inglese, per esempio, o insomma, possono essere utilizzati anche con questa finalità. Volevo solo fare questa piccola parentesi prima di passare magari a un argomento leggermente diverso. Assolutamente, io ho condiviso in chat il sito della Federighi Editori, comunque eventualmente fate una ricerca in Google, in qualche motore di ricerca, e trovate tutto. E direi che è arrivato il momento di Cristina. Se ci sei, apriti l'audio, Cristina. Eccomi. Ciao, benvenuta, bentornata. Seguo questo, diciamo, questo incontro presentando ora, se vuoi già mettere le slide, grazie Daniele, diciamo la parte un po' più dedicata agli albi illustrati, perché la casa editrice con la quale collaboro da diversi anni come pedagogista, come consulente nell'area appunto della letteratura per l'infanzia, mi ha affidato lo sviluppo di una collana che si chiama appunto Silenziosamente, e sono dei libri con poche parole, ma che abbiano dei contenuti molto legati alle emozioni e ai diritti dell'infanzia. Per cui vi presento un po' alcuni argomenti che vengono, diciamo, toccati dagli albi illustrati che ho scritto. In questo momento ne ho scritti due. Uno si chiama C'è sempre un posto speciale della collana, è il primo uscito nel 2015, e l'altro nel 2018, e ora non posso, e diciamo volevo un attimo entrare nell'argomento perché si può giocare con gli albi illustrati e sviluppare il pensiero narrativo e la creatività passando proprio attraverso il canale delle emozioni, che è la prima forma di supporto, diciamo anche di aiuto per la motivazione e per l'apprendimento. Quindi, andando avanti,
E quindi entrando un po' nel vivo, ecco, questi sono i due albi di cui vi parlavo, andando avanti, ecco, ci sono degli, diciamo delle scoperte molto recenti. Una di queste è senz'altro l'idea che la lettura di un libro solo al giorno permette a un bambino di ascoltare in un anno più di 219.000 parole. Questo vuol dire che nella ricerca che poi ha fatto sui primi 5 anni di vita del bambino, si è visto che si può arrivare a 1 milione di parole, cioè il bambino apprende questa quantità enorme di parole proprio attraverso la lettura di albi illustrati. Ovviamente anche albi illustrati come quelli che abbiamo visto, che ci hanno fatto vedere Claudia e Celina, perché comunque l'albo illustrato è l'illustrazione accompagnata da una storia, no? Oppure comunque un testo di accompagnamento. Ecco, andando avanti, anche, diciamo, ci sono anche altri aspetti che mi interessava minimamente sottolineare, perché i tempi vedo sono molto stretti, quindi cercherò di essere veloce, però con gli albi illustrati i genitori nelle loro interazioni linguistiche con i figli hanno il maggior 50% di probabilità in più di includere parole rare nel proprio vocabolario, e se invece sono 5.000 parole, non rientrano tra quelle più comuni utilizzate. Quindi se guardate per esempio queste immagini che tratta dal libro Ora non posso, illustrata sempre da Celina Elmi, vedete per esempio tutti questi giochi che ci sono, no? Uno accanto a un altro, ci sono degli oggetti che non citiamo tutti i giorni o facilmente, per esempio la racchetta da tennis, le pattine a rotelle, no? La corda. Quindi ci sono delle parole che i bambini possono invece acquisire. Ora ci sono proprio delle ricerche molto interessanti che lo evidenziano in modo anche molto più scientifico e non solamente per sentito dire, diciamo così. Quindi nell'albo illustrato quello che c'è di particolare rispetto a, appunto, ad altri tipi di libri è quello proprio della relazione affettiva, cioè non appena sia, come diceva appunto Wolf, no? Non appena ha modo di stare in grembo alla persona che si prende cura di lui, il bambino comincia ad associare l'atto del leggere alla sensazione di essere amato. Quindi l'elemento della relazione è un elemento fondamentale nel condividere con un bambino un albo illustrato. È una forma di gioco, però è una forma di gioco che ama, che lo fa sentire, diciamo, ci fa sentire vicini. Ecco, quindi l'elemento della relazione è veramente un punto importante. Gli albi illustrati quindi sono anche contesti di apprendimento delle emozioni, quindi per mezzo appunto dei libri, delle storie che ha seguito il webinar che ho fatto anche la volta scorsa e abbiamo visto insieme, per sempre per scuola oltre, ecco, lì ci sono proprio tutta una carrellata di emozioni che i bambini cominciano ad acquisire attraverso le storie, attraverso i personaggi. Sono dei contesti sicuri quindi di apprendimento i libri che, e gli albi illustrati, che aiutano molto l'apprendimento e la consapevolezza delle emozioni, perché all'apprendimento segue la consapevolezza e quindi l'espressione delle emozioni, cioè un processo che è progressivo. Io stessa, l'altra volta ve l'ho fatto vedere, io ho partecipato e lo stiamo ancora elaborando i dati di questa ricerca che abbiamo fatto qui in Toscana con l'Università di Siena, Narrarsi, il libro silenzioso, una ricerca che ha coinvolto circa 400 bambini delle scuole primarie di Siena, e abbiamo lavorato molto sull'empatia e l'immaginario e gli albi illustrati, e quindi abbiamo dato ai bambini delle immagini e abbiamo chiesto loro di raccontare delle storie, e poi abbiamo analizzato le storie che questi bambini hanno fatto e analizzato tutte le parole, e quindi
ovviamente è in fase di pubblicazione gli articoli, insomma, della ricerca, perché i dati raccolti non sono veramente tanti, però a partire da delle immagini, fra l'altro come quella che vedete di Roberto Innocenti, su cui abbiamo lavorato, i bambini, insomma, hanno raccontato delle cose molto molto interessanti della loro vita di famiglia, hanno raccontato delle cose che riguardano le loro emozioni, sono venuti fuori dei disagi, ma anche delle paure e soprattutto le nuvole, le abbiamo chiamate così, della società, cioè i pensieri, le preoccupazioni dei bambini che riguardano la società contemporanea. Quindi veniamo nel vivo del libro. Ecco, vi faccio vedere, per esempio, c'è sempre un posto speciale che è un libro metacognitivo, cioè un libro in cui la storia si dipana attraverso delle immagini, come dei frame, si va con delle cornici di senso. Vai pure, Daniele, all'immagine dopo. Davide. Ormai mi ha battezzato Daniele, non dico più niente. O Davide. Davide, anche la volta scorsa, ma va bene, mi piace lo stesso. Ecco, questa è la prima immagine della bambina. Questa bimba si trova, chiedendo ai bambini, chiedevo dove si trovava, e alcuni dicevano che si trovava al mare, altri dicevano che si trovava in montagna, quindi è anche bello come questo cielo che non ha un mare, che non ha orizzonte, riesce, non ha una linea di orizzonte, riesce a far interpretare ai bambini in modo diverso. In queste prime frasi, e questa è un po' la struttura del libro e anche l'idea strutturale della collana, che nelle poche frasi che ci sono delle parole in qualche modo significative, che assumono un carattere grafico e un colore diverso. E su queste parole si può giocare molto con i bambini. Ovviamente per vedere le piccole cose a cui appunto questo libro ci invita a riflettere, quindi lo sguardo, quello che abbiamo intorno a noi, è essenziale il guardare e anche il fermarsi, tant'è che qui con l'illustratrice eravamo anche in dubbio se questo colore, metterlo, questa forma grafica sulla parola fermarsi, perché anche quello è in un tempo così veloce, no? che in cui i bambini purtroppo anche sono immersi, e quel tempo lento della fermata è un tempo veramente importante. Quindi il fermarsi a guardare è il primo, diciamo, passaggio. Quello che c'è poi in tutti i libri di questa collana è la dimensione delle sensazioni, per cui la bambina, come vedete, quando io faccio questo gioco con i bambini, cioè l'invito a vedere cosa accade utilizzando, guardando con i cinque sensi. E quindi potete vedere il vento tra i capelli, potete vedere qualche bambino, diceva appunto la bambina, ai piedi scalzi, quindi come sarà, sentirà calore se siamo d'estate, no? I piedi caldi, l'avete mai provata voi la sensazione dei piedi caldi al sole quando camminate sulla spiaggia, no? O in un posto, insomma, scaldato dal sole. Quindi il vento, quindi ci sono degli elementi della sensorialità, quindi della percezione visiva, che sono molto legati alle emozioni. Questa è una scena che abbiamo utilizzato anche per la ricerca, togliendogli la scritta, ce l'abbiamo fatta vedere ai bambini senza la scritta, però ora vi volevo far vedere la scritta perché questo ha cambiato anche la risposta dei bambini, ovviamente. Quando c'è scritto c'è sempre un posto speciale, basta avere il coraggio di entrare, e abbiamo una porta aperta, non c'è un personaggio. C'è solo una porta aperta, quindi il bambino si proietta verso questa porta già cominciando a immaginare cosa c'è di là. E qui sono venute fuori, per esempio, le paure dei bambini, oppure i desideri dei bambini. Alcuni bambini, per esempio, ci dicevano che desideravano trovare la famiglia riunita, e poi abbiamo scoperto che erano dei bambini che erano immigrati qui in Italia, avevano lasciato una parte di famiglia nel paese, insomma in Africa. Oppure alcuni avevano dei desideri, cioè una bambina, mi ricordo, ci scrisse su questa scena: vorrei una camera tutta per me.
perché appunto viveva con la sorellina, aveva una camera che condivideva con lei, quindi aveva, diciamo, questo desiderio. Oppure comunque altri aspetti che hanno a che fare con l'inconscio più profondo dei bambini. Ci sono anche delle sollecitudini, diciamo, che vengono date dalle immagini, come per esempio, vedete, le foglie. Il fatto che queste foglie non fossero disegnate totalmente è stato anche un altro aspetto che ha incuriosito molto i bambini, che cominciavano a interrogarsi perché, ma perché ha fatto così? Io dico, allora le ipotesi poi vengono fuori, perché io propongo di utilizzare l'albo illustrato come strumento di osservazione ed ascolto del bambino, sia nel contesto familiare, sia nel contesto scolastico. Quindi, per esempio, questa incompiutezza è un'incompiutezza voluta che stimola la compiutezza del bambino. Quindi se io in un libro, e questo parlo, diciamo, come autrice, perché scrivo libri per l'infanzia, faccio parte di CVA, che è l'Associazione Nazionale degli Scrittori Italiani, abbiamo scritto e ho scritto alcuni articoli della carta etica, della carta dei valori dell'associazione, perché uno degli aspetti più importanti, credo, della scrittura, oltre alla qualità di quello che diamo ai nostri bambini, come abbiamo visto anche il lavoro di ricerca che è stato fatto, no, prima, che dicevano Laura e Celina, però è anche la possibilità di fargli fare un passettino ai bambini, no? A loro, rispetto a quello che gli diciamo. Quindi non un libro troppo pedagogico che dice tutto, ma che lascia quegli spazi vuoti. E quindi anche delle cose incompiute hanno un senso proprio in questa ottica. Ovviamente c'è anche l'aspetto, per esempio, a cui ci tenevo molto, degli stereotipi di genere. Cioè, volevo che quando appunto si parlasse di bambine, soprattutto, ma anche per i bambini ovviamente vale il discorso, però di bambine non si facessero delle riproduzioni stereotipate delle bambine, dell'essere bambine, sia nel contesto di riferimento, ci sono tutte le ricerche della Irene Biemi su questo, no? Quindi per esempio il fatto che in tanti libri per la scuola e anche in libri illustrati, purtroppo, ci sono degli stereotipi riprodotti sia per le femmine sia per i maschi, e quindi questa attenzione, per esempio qui la bambina, cosa si può immaginare di essere nell'armadio della mamma, perché qui alla fine sta giocando nell'armadio della mamma, può pensare di essere una bambina pirata, ha pensato Celina, no? E anche la rappresentazione dei sogni, come vedete, anche le barche a vela, no? I velieri, come sono rappresentati come fossero dei sogni, no? Quindi anche la capacità di rappresentare dei sogni, come può essere trasmessa in una storia, come la vedete, insomma, davanti a voi. Questo albo si intitola, c'è scritto sopra, c'è sempre un posto speciale. Andiamo avanti, così vediamo altre scene. Ecco, c'è una scena che ho voluto rappresentare dedicata alla paura, e quindi un amico la può scacciare, perché quest'idea era, mi pareva molto bella, il fatto che ci fosse dietro la bambina quest'ombra così grande, e che quindi quest'ombra è un po', pensato a quando un'ombra nera, quando noi abbiamo paura di qualcosa, e questa cosa ci sembra ancora più grande di noi, tanto più grande di noi. E quindi ho pensato che questo era l'effetto che ci poteva fare la paura. E poi questi pallini che vedete da una parte, i bambini hanno tradotto con questa frase, la neve del cuore. E quindi anche questo aspetto è importante. Vedete anche le texture, sempre queste trasparenze, questa ricercatezza, sono delle emozioni che i bambini poi vivono, no? E quindi le tiriamo fuori quando poi parliamo con loro. E ora vi dico un segreto di questo libro, lo dico solo quando faccio questo tipo di interventi. Questo primo libro è nato per caso perché appunto le immagini erano già state fatte, quasi tutte. E io, su incarico della casa editrice, che mi ha fatto vedere le immagini, mi ha chiesto di fare una storia, e io ho creato questa storia.
quindi era, non era facile. È anche vero che alcune scene le abbiamo riviste con l'illustratrice, come quella della bambina pirata che era nell'armadio, insomma era una scena un po' diversa e quindi l'ho un po' ripresa. Bene. Vado un pochettino più veloce ora, diciamo passo all'altro libro, poi rispondo alle vostre domande. Allora, Ora non posso, è il secondo libro della collana, che ha la stessa struttura che vi dicevo. Questo è molto dedicato alla lettura ad alta voce in famiglia, quindi è un albo che può essere molto utile da utilizzare a scuola, per esempio, o in famiglia, per far passare anche il messaggio ai genitori dell'importanza di leggere storie ai bambini. Perché la lettura ad alta voce stimola tutto quello che abbiamo visto prima, quindi anche il pensiero narrativo, la strutturazione di schemi narrativi, linguaggio, no? Quindi tutta una serie di aspetti. Quindi io parlerei con questo albo, ho voluto diciamo testimoniare, perché poi io come lavoro diciamo principale faccio la bibliotecaria per ragazzi, quello del diritto alla lettura dei bambini, il diritto di leggere e quindi l'importanza di collegarsi, di collegare il bambino agli elementi della filiera del libro. Quindi vediamo ora qualche immagine così si entra un pochettino più nel dettaglio, no? Ecco, già qui la partenza da questa bella, diciamo, carrellata di libri d'una volta, quindi anche la cura nella ricerca i veri che i bambini hanno nelle loro ceste giochi, a volte anche un pallone bucato, un robot che gli può mancare un braccio, no? Quindi non si cerca la perfezione, ma si cerca l'accuratezza nell'albo illustrato, in questo caso ovviamente in questo qui, ma anche ovviamente negli altri. È chiaro che in un albo illustrato dove c'è una storia è molto concentrato molto sull'accuratezza di tutti questi dettagli in modo molto più approfondito, e anche qui c'è un confronto tra il bambino che tocca il libro come se fosse un tablet, se lo vedete, fino a che prova ad aprirlo, no? Come si fa sugli schermi dei cellulari, proprio perché volevo sottolineare questo aspetto, cioè che c'è l'elemento tecnologico che non è in contrapposizione chiaramente con il libro, però il libro c'ha ancora qualcosa da raccontare, il libro cartaceo ha qualcosa da raccontarci ancora, infatti il bambino, no, si stupisce quando apre la pagina. Ecco, questa è una scena, per esempio, sempre tornando sugli stereotipi di genere, no? Come vedete la mamma è a lavorare al computer, probabilmente anche lì ho chiesto ai bambini che starà facendo di lavoro, che fa di lavoro questa mamma. Ovviamente hanno detto la scrittrice perché ero lì con loro, però alcuni hanno detto è una giornalista, è un insegnante che sta correggendo compiti, o sta scrivendo. Quindi vedete che mentre di là c'è il babbo che è alle prese con la cucina, con un programma che si guarda alla televisione. Quindi questo aspetto anche di vedere questa doppia scena, perché questa è una scena doppia, sono due scene diverse ma si uniscano nella costola del libro, nel centro del libro, è molto interessante, perché abbiamo fatto anche con la Celina un gioco di specchi. Quindi se vedete c'è un gioco di specchi sui colori, quindi dove c'è un colore positivo, di là c'è un colore complementare e così via. Quindi c'è un uso di una tavolozza di colori ovviamente complementari, per cui stanno molto bene in armonia, quindi anche un'educazione al senso estetico e all'arte sono degli aspetti diciamo importanti, ma anche dei dettagli che possono essere scoperti dal bambino. Questa è una mappa, perché anche l'aspetto delle mappe mi affascina molto, e poi Cellina è stata molto brava anche a mettere in campo una mappa, io me la sono solo immaginata nella mente e lei l'ha tradotta in un disegno, quindi io immaginavo qui una città e quindi tutti i luoghi in cui ci si poteva fermare, dai palazzi normali di passaggio della città e le piazze a
punti e luoghi della cultura, perché io qui volevo sottolineare l'elemento dell'importanza dei luoghi della cultura, e quindi ci abbiamo il cinema, la libreria, ci abbiamo la biblioteca, perché se il bambino non viene portato in questi posti, non lo fa l'adulto, il bambino non ha accesso a questi posti. Quindi per un diritto suo è bene anche educarli i genitori, no? A portare i bambini in un museo, in un cinema, in una libreria e in una biblioteca. Certo non poteva mancare una sosta in gelateria o in pizzeria, si sa, ecco, quindi ci sono poi degli elementi giustamente che sono anche molto vicini ai bambini. E qui la storia si dipana perché appunto nessuno gli vuole leggere questo libro a Marco, solo la nonna, che però ha dimenticato gli occhiali a casa, allora decide di portarlo nel parco, e quando arriva al parco trova proprio una biblioteca, e qui trova una bibliotecaria che legge i libri agli altri, e quindi il bambino, e qui vi dico un po' la storia, rimane affascinato, si è portato il suo libro, quindi se lo fa leggere dalla bibliotecaria anche, e poi la bibliotecaria gli dice: guarda che allo stesso modo devi creare l'atmosfera a casa, e poi la vediamo nel finale che cosa farà questo bambino. Ecco, qui era un'altra scena importante, perché la bibliotecaria qui comincia a leggere storie ai bambini, e quindi qui si vedono i bambini che erano quelli che erano intorno e la circondavano, però questa volta interpretano i personaggi direttamente, perché un bambino si immedesima in una storia, quindi anche l'aspetto della immedesimazione nella storia è un aspetto estremamente importante. Ci sono anche dei dettagli che io mi diverto molto a far scoprire a bambini, quindi a volte gli chiedo che cos'è quella mela mozzicata, che storia sarà, e quindi chiaramente no, tutti, no, a Biancaneve, oppure c'è la scarpetta di Cenerentola, o per i più acuti c'è il Saturno del Piccolo Principe, il pianeta, il Giro del Mondo in 80 giorni, il Pesciolino Arcobaleno, Frilli, Hansel e Gretel, insomma c'è una carrellata molto molto bella. Ma cosa vuol dire questo? Se il bambino è in grado di riconoscere la mela morsicata, vuol dire che si ha in mente lo schema narrativo della fiaba, e quindi se dalla mela morsicata riconosce Biancaneve, l'ha sviluppata, e così è importante far sviluppare ai bambini gli schemi narrativi delle fiabe. Quindi gli albi illustrati veicolano anche delle metafore molto interessanti anche da questo punto di vista. E questa, diciamo, è la scena finale del libro, in cui la nonna viene provvista di lente di ingrandimento, perché la coerenza è importante. Non avrei potuto qui far intervenire la nonna leggendo, perché mi sarei dimenticata un particolare importante. La nonna aveva detto che non aveva gli occhiali con sé, l'aveva lasciati a casa, e quindi questi sono dettagli che non possono essere sbagliati, no? Se no è una questione anche di rispetto del lettore, del bambino. E questa è la scena appunto finale, dove il bambino crea un ambiente tutto, tutto particolare, diciamo, accogliente, e quindi tutti si nasconde, c'è una scena molto esilarante della storia, e poi alla fine avviene questa lettura dove tutti a rotazione leggono un libro, quindi è una cosa molto 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 bella. E quindi ecco, questi sono, io ho scritto anche un testo di pedagogia narrativa a scuola, quindi se volete approfondire questi argomenti ho scritto questo manuale per i docenti, e poi ora non posso, e c'è sempre un posto speciale, sono dei titoli, fra l'altro questa copertina del manuale è di Roberto Innocenti, che gentilmente la Gloria della casa editrice mi ha diciamo ha consentito, e Roberto Innocenti me l'ha offerto, copertina, che fa parte di questi altri due libri della Federighi che vi volevo segnalare, Con la voce dei tuoi occhi e In viaggio verso Aneis, che sono illustrati da Roberto Innocenti e che parlano di una, praticamente è un libro che narra la storia di ricercatori, di cui appunto quella ricerca che
proviene da queste qui che sono già state fatte, sulla sindrome di Rett, quindi sull'uso dell'arte nei bambini con gravi, insomma, patologie. C'erano delle domande, mi sembrava. C'erano sì, qualche domanda. Intanto, tanti complimenti. Grazie. Cosa, questo lo dico io, ma penso di interpretare anche le emozioni di qualcun altro. È tutto molto poetico. È poetico come tu parli e come in realtà il tuo carattere si ritrova in quello che scrivi e, nelle, e nei disegni di Celina. È veramente poesia pura, secondo me molto, molto, molto bello. Qualcuno chiedeva se ci sono versioni ebook per il corso della DAD. Se ci sono versioni ebook dei vari libri? Questi, sì, di quello dei tuoi libri. No, per ora no, però è una cosa che possiamo magari segnalare alla casa editrice, senz'altro. Oh. Allora, sì, sono disponibili, però i libri della collana Le novelle della cipolla sono disponibili come libri online, come libri digitali. Sì. Quelli che abbiamo visto prima, invece libri gioco ovviamente no, perché lì c'è bisogno del supporto proprio cartaceo e del lavoro manuale. Ecco. Viene meno il senso del libro nel digitale, sì. A volte. Per sì, cui. Sì, essendo libri di attività da colorare con le matite, proprio libri dove sporcarsi le mani e colorare, quindi lì non aveva tanto senso creare una versione digitale. Per il momento. Ok, poi qualcuno chiedeva, credo finché Cristina parlava, c'è sempre un posto speciale se possono essere adatti anche per bambini, parlava in maniera generica, con difficoltà della primaria, non so questa difficoltà cosa possa... Allora, senz'altro, ma non solo con difficoltà, io ho usato moltissimo, c'è sempre un posto speciale nei bambini della scuola primaria, dalle prime alle quinte. Perché questi libri non sono affatto per bambini di piccini, poi ovviamente hanno vari livelli, no? Di lettura e di interazione, però stimolano i bambini più grandi, infatti la ricerca che abbiamo fatto con Siena va dalla terza alla quinta primaria, e vi dico, i risultati che sono venuti fuori con i bambini con difficoltà sono state molto molto interessanti, perché proprio qui c'è l'immagine, poche parole, e quindi sono i bambini invitati a raccontare o a disegnare. Ci sono i bambini, per esempio, che poi disegnano i loro posti speciali. E quindi ci sono delle cose molto, molto, molto belle. Quindi, senz'altro, è adattissimo alle scuole primarie. Io faccio degli incontri nelle scuole, anche per questo libro, nelle scuole primarie, di questo e dell'altro. Non si pensi perché ci sono poche parole, siano solo libri per i piccolini, ma il discorso dell'incompiutezza, cioè le poche parole però attivano, come diceva Claudia, sono dei semini, no? Le cose, attivano dei pensieri molto profondi, quindi ovviamente poi ci dobbiamo mettere nell'ottica dell'ascolto, quindi di ascoltarli. Se poi ora vedevo che nelle domande c'era qualcuno che mi diceva se mi chiedeva a me, insomma, di segnalare anche dei silent book con i bimbi. Noi abbiamo usato anche questo libro come silent book, perché nella ricerca una parte era con le parole, una parte era senza. Quindi è possibile. Qualcuno, Cristina, chiedeva anche la fine del titolo In viaggio verso Aines, che per ricordarselo è Siena al contrario. Sì, è In viaggio verso Aines, che appunto sono le tavole illustrate da Roberto Repetto. E anche lì è il viaggio di una bambina con una malattia molto grave, che è appunto la sindrome di Rett, raccontata, quindi è il viaggio di una mamma verso la cura della bambina. Ed è un libro davvero molto molto bello dal quale siamo partiti per la ricerca. E abbiamo infatti utilizzato alcune immagini di C'è sempre un posto speciale e alcune immagini di questo libro In viaggio verso Aines, illustrato dal premio Andersen internazionale Roberto Innocenti. Andare... qualcun altro? Sì? Scusami, Cristina, sei finito? Dimmi.
No, qualcun altro chiedeva della collana Le novelle della cipolla, quello di cui ha parlato Celina, sono la collana Le novelle della cipolla Junior, quindi libri gioco, mentre diciamo, la collana più ampia della nostra casa editrice, appunto, è dedicata alle novelle della cipolla ed è quella per cui ci sono i grandi personaggi della storia, della letteratura e della cultura per gioco, per cui Dante per gioco, Leonardo per gioco, Raffaello, ve ne ha parlato prima Celina, Quindi ora che sono i nel Canario classici della Sciabolato. letteratura. C'era un'altra domanda di Della una. cipolla, scusami, una piccola curiosità che magari serve per rimanere in mente, perché della cipolla? Perché noi siamo una casa editrice di Certaldo e il prodotto tipico raccontato anche dal boccaccio del nostro paese è appunto la cipolla di Certaldo, e per questo ecco, Sullo questo nome stemma. particolare, sì. Scusami, Non so se Cristina Cristina. aveva un'ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere. C'era un'ultima domanda, una signora libera chiedeva, insegno nella scuola dell'infanzia, se la Bartola mi chiedeva a me, può segnalarci dei silent book efficaci soprattutto con i bimbi immigrati nella fase di inserimento e non solo a volte. I silent book sono un ottimo strumento anche di comunicazione, o libri con poche parole o silent book. Io ho scritto e fra l'altro c'è sempre un posto speciale, ha avuto un riconoscimento speciale di UNICEF, è stato pubblicato nel fascicolo Idee e Materiali e ora non posso, è presente nelle bibliografie di UNICEF. Ho scritto per loro un programma nazionale dedicato alla lettura e ai diritti dell'infanzia. Se vi interessa scaricare anche dei materiali gratuitamente, potete andare nel sito di UNICEF Scuole e il programma che ho scritto io si chiama I diritti narrati tra immagini e parole. Grazie, grazie di cuore. Io che dire, grazie, è sempre un piacere ascoltarvi. Sono felice appunto di aver conosciuto Federica Editore. Ricordo il sito che appunto dove trovate tutto il materiale, tutti i libri di cui hanno parlato, Federica Editore, editori.it. Lo rimetto di nuovo nel link di Scuola Oltre dove troverete tutto il materiale gratuito, la registrazione dalla settimana prossima. Vi ricordo che Scuola Oltre è un'associazione, se vi fa piacere sostenerci con soli 10 euro annuali diventate soci, avete una serie di agevolazioni, ma soprattutto sostenere un po' la cultura, un'idea di pensiero in questo momento un po' particolare. E spero che ci possa essere un'ulteriore edizione di incontri con Claudia, con Cristina e con Selina, perché è sempre molto affascinante, un bel momento di crescita per tutti. Quindi Magari vi grazie. facciamo conoscere anche altri autori. Mi farebbe molto piacere, noi siamo molto disponibili e speriamo anche di poterci incontrare di persona a fare qualcosa in Volentieri. presenza. Ne abbiamo tutti bisogno. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo webinar di Scuola Oltre e grazie a Federica Editori. Ciao a tutti. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Grazie, Arrivederci. grazie. Alla prossima. Arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.